Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo con una serie di disservizi che gli uffici comunali questa settimana hanno avuto causa mancanza della rete internet. In poche parole, sabato scorso in un momento di scavo nel comune di Olgiatolona è stata tranciata la fibra ottica e il nostro comune non ha potuto erogare alcuni determinati servizi durante questa settimana. Sono in corso in queste ore proprio i lavori di ripristino e dalla settimana prossima saremo operativi al 100%. Chiediamo scusa per il disagio arrecato a tutta la cittadinanza. Parlando sempre di uffici comunali, ricordo che lunedì, il 1° di maggio, è la festa del lavoro e tutti gli uffici pubblici, comprese le scuole di Fagnano, sono chiuse al pubblico. Riguardo ai cantieri, faccio notare che sono in corso i rifacimenti del manto di diversi marciapiedi all'interno del nostro territorio. Anche qui si creano vari disagi, soprattutto se poi inizia a piovere c'è un rallentamento nel proseguimento del cantiere. Prossimamente partiranno anche le asfaltature e quindi il proseguimento del piano iniziato lo scorso anno. Gli eventi della settimana, sabato 29 aprile alle ore 16, dalle ore 16 alle ore 18, la Proloco apre la mostra Una vita per il colore, è una mostra personale di Marino Mossi. Sempre sabato alle ore 20:45 presso l'Aula Magna Benvenuto Piazza per la manifestazione Festival Fagnano in Musica, l'amministrazione comunale propone il recital violinistico di Francesco Melis, è il secondo appuntamento di questo festival. Lunedì 1° maggio, ovviamente se le condizioni meteo lo permetteranno, per la festa del lavoro all'interno del cortile del Castello Visconteo sede del municipio, la Proloco propone un concerto del trio Gino. In quell'occasione sarà possibile rinnovare la tessera associativa della Proloco. Sempre lunedì, ma alle ore 15 presso la Prodo Calipolis, l'AMPI propone pace, lavoro e musica, un pomeriggio insieme per festeggiare la festa del lavoro. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova, una buona festa del lavoro e al prossimo video. Grazie a tutti.